Bella gente, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi signori, scusate un pochino il ritardo rispetto al solito, ma ho avuto dei piccoli problemi tecnici. Stiamo qua per presentarvi lo Snapchat 20V46A, che come vedete dalle mie spalle ha aggiunto finalmente la neve farinosa. Signori, sono davvero felice di portarvi questa novità perché, ebbene sì, la neve farinosa è un blocco che abbiamo già visto nella beta, diciamo, della Bedrock Edition che ci hanno mostrato qualche settimana fa. Questo smentisce il fatto che la Bedrock Edition sarà dedicata al Mountain Update, mentre la Java al Cave Update. No ragazzi, probabilmente non sarà così. Non sono ovviamente sicure queste parole, nulla è detto, ma secondo me questa cosa qui è inutile supporla. Diciamo che aggiungeranno le novità un po' come capita, ecco. La neve farinosa è molto interessante perché, come potete vedere, ci possiamo sprofondare all'interno in questo modo, non si potrà calpestare senza non pochi problemi e insomma è un blocco abbastanza insidioso, ma ragazzi, se prendiamo dei leather boots possiamo attraversarla, camminarci sopra senza troppi problemi. Tornano utili quindi gli attrezzi in pelle, anche se ovviamente entrarci dentro anche con questi stivaletti produrrà la stessa identica cosa. Mentre invece ragazzi, nuovo effetto, l'effetto del congelamento, incredibile, questa cosa è davvero molto interessante. Se entriamo dentro a una, diciamo, alla powder snow in questo modo, non vediamo nulla in modalità creativa, ma se ci mettiamo in game mode survival, ragazzi, vedremo per presto il nostro schermo congelarsi completamente, in una maniera molto divertente. Questo effetto di congelamento andrà a variare a seconda di quanti attrezzi, o per meglio dire quanto pezzi di armatura in pelle abbiamo addosso, e si sbloccherà, come vedete in basso, questi cuori congelati. In questo modo andremo a perdere mezzo cuore a volta e si avrà, ripeto, questo effetto di congelamento. Ovviamente se abbiamo tutta l'armatura in pelle non ci congeleremo, questo è il bello. Uscendo da lì però non saremo più congelati, ma l'effetto rallentato lo troveremo lo stesso. Se il resto ci mettiamo in modalità creativa e prendiamo più che altro, andiamo qua nella sezione bucket e prendiamo un bucket vuoto e ci rimettiamo in modalità survival, possiamo notare che possiamo prendere la powder snow unicamente utilizzando il bucket. Non si potrà ottenere con Siltaccio comunque distruggendo la neve a mano con la pala, come sempre siamo stati abituati. Tutto sarà fatto ragazzi da questo secchiello, il secchiello di powder snow bucket. Interessante, molto interessante. La cosa più bella è che se prendiamo ragazzi un calderone in questo modo qua, ora possiamo riempirlo con questa neve farinosa, con questa powder snow, e normalmente si riempirà il calderone di questa neve farinosa subendo praticamente la caduta continua di neve al suo interno, come accade con l'acqua: se piove il calderone si riempie, ora se nevica anche il calderone si riempie, ma di neve questa volta. Hanno cambiato alcune texture pack dal precedente snapshot, tra cui quella del cat copper, che secondo me non è cambiato più di tanto, ma ragazzi, uscirà un video in settimana delle differenze tra le texture, le vedremo assieme, quindi lì vedrete sicuramente tutto meglio. Per questo vi invito a iscrivervi al canale. Spacchiamo questi blocchi, prendiamo il tinted glass, che anch'esso ha cambiato texture, ripeto, non vedo particolari variazioni. Abbiamo anche dei cambiamenti nella lighting rod e essa oltretutto ha una modifica molto in particolare, che è quella di ampliare la sua area di attiro fulmini, chiamiamola così, e la sua portata per attirare i fulmini è raddoppiata, esattamente, si è moltiplicata per 2. Poi prendiamo anche la calcite, signori, anch'essa è cambiata, non ho notato differenze nemmeno in lei, guardatela un po', ditemi se voi ovviamente la notate. Abbiamo differenze anche nell'ametista shard e nei due blocchi di spawn. L'ametista la mettiamo lì, questi li mettiamo qua in questo modo, e come vedete sì, qui un pochino la texture è cambiata, è diventata di un colore più, forse giusto, più adatto al cristallo di ametista. E la shard è cambiata dal punto di vista dell'icona, anche se non vedo particolari differenze. Sono cambiate però, e queste si notano benissimo, le candele, come potete vedere hanno una texture pack, o per meglio dire un'icona molto particolare, anche se effettivamente in gioco non vanno a subire alcun tipo di differenza. Abbiamo la possibilità di vedere anche un copper ingot diverso, un pochino più arancione se mi permettete il termine. Abbiamo però due cose molto importanti, sia il bundle che cambia texture
texture, soprattutto ha un menu grafico. Adesso lo andiamo a vedere assieme. Ma come potete vedere, ho preso anche il cannocchiale e c'è un motivo. Andiamo a riempirlo, come vedete è diversa, ma c'è un menu grafico molto più bello, interessante, come quello che più o meno ci avevamo fatto vedere al Minecraft Live. Inoltre ragazzi, il cannocchiale, come potete vedere, ha la visuale a quadrato e non più a cerchio. Molto più carina, molto più interessante, decisamente più gradevole, mi piace davvero di più. Questo snapshot ha tante novità dal punto di vista tecnico, le vedremo meglio magari in settimana. Ora non mi sento di parlare particolarmente di esse senza avermi studiato in maniera eccelsa lo snapshot, anche perché parlare di novità tecniche non è il mio mestiere e non sono abbastanza dell'argomento. Hanno comunque rimosso un comando, quello replace item, non c'è più ragazzi, come potete vedere, l'hanno sostituito col comando item, lo vedremo meglio. Hanno fissato parecchi bug, qualcuno legato anche a versioni tanto vecchie come quello della TNT per esempio, che adesso ragazzi le TNT non hanno più il problema di finire l'animazione a 80 tick, all'ottantesimo tick. Hanno fissato alcuni bug, comunque li vedremo pian piano. Cosa molto importante, molto molto importante, la crafting table la possiamo prendere, andiamo a prendere il copper ingot e ora invece di craftare un blocco in questo modo, di averne soltanto 7 da uno stack, possiamo ricavarne la bellezza di 16 perché il crafting si è ridotto a un 2x2. Inoltre, ora ragazzi, cambiando bioma sarà più omogeneo il cambiamento del colore del cielo, non l'ho potuto notare benissimo, lo ammetto. Possiamo uscire da questo mondo, andare nella sezione per creare un nuovo mondo e con la rotella del mouse definire queste icone, diciamo, come posso dire, icone di cambiamento, senza comunque dover cliccare per forza il tasto. In questo modo possiamo utilizzare anche la rotella del mouse, vale anche qui ragazzi, in questo senso qui. Detto questo signori, rientriamo nel nostro mondo, ci salutiamo perché più o meno questo è quello che è stato mostrato. Vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e commentare, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, perché parleremo dello snapshot in maniera molto più approfondita durante il corso della settimana. Mi raccomando, fatelo. Detto questo signori, passate anche dal gruppo Telegram in descrizione, al profilo Instagram, al sito Viola delle Live. Mi raccomando, passate anche dal secondo canale, perché ieri, oddio che bello, no ma che forza, ma che bello, ok, comunque trovate il link al secondo canale dove è uscito il podcast ieri. Signori, detto questo, alla prossima. Ciao ragazzi, un saluto da Andernico. Ciao ciao.